Ciao, io sono Francesco Brosati e ti do il benvenuto al mio canale YouTube PCT Facile, un canale dedicato a darti consigli digitali, tutorial per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale cliccando su iscriviti e attivare la campanella per ricevere tutte quante le notizie, le ultime news, gli ultimi tutorial, gli ultimi video proprio dedicati al processo telematico. Oggi in questo video ti parlo di una web app, un'app su internet, note diritto pratico, finalizzata proprio alla verbalizzazione, ai tempi del processo civile telematico. Lo spunto, questo nuovo tutorial nasce proprio a seguito dello spunto di un magistrato di Velletri che ha iniziato a introdurre, questa web app all'interno nell'utilizzo delle udienze per la verbalizzazione. Il dottor Colangelo, infatti, adesso nelle sue ordinanze sta invitando l'utilizzo di questa web. Tutorial nasce proprio per illustrarti un po' il funzionamento di questa web app e per semplificare appunto e velocizzare l'apprendimento della stessa. Iniziamo subito con l'introduzione. Allora, appunto, si tratta di una web app realizzata dall'avvocato Claudio Destaso, un vero avvocato tecnologico, il quale oltre a questa web app ha messo a disposizione gratuitamente online una serie di tools e di strumenti proprio per diffondere e agevolare il processo telematico tra gli avvocati. Quindi su internet, poi in descrizione nell'info box troverai proprio il richiamo di tutti quanti questi tools in internet. Devi sapere che soltanto adesso viene introdotta al Tribunale di Velletri, ma quest'app, dalla diffusione, dall'entrata in vigore del processo civile telematico, ha avuto una sua diffusione dal lontano 2014, ha avuto una sua diffusione a macchia di leopardo, e quindi verificheremo e ti farò vedere appunto tutta una serie di ordinanze che richiamano quest'app già negli altri tribunali, e ti richiamerò all'attenzione anche la ordinanza del giudice Colangelo, e in valutazione studi anche da parte di altri magistrati a Velletri l'impiego di questa web app. Che cos'è appunto Note di Udienza? Note di Udienza è un'applicazione web pensata per rendere semplice e immediata la redazione in digitale delle deduzioni a verbale, le famose due righe a verbale degli avvocati, e altrettanto semplice e immediata la successiva importazione nelle stesse sulla console del magistrato. L'app è raggiungibile appunto al link diretto che vedi, note.dirittopratico.it, oppure facendo anche una semplice ricerca su Google mettendo note d'udienza, dopo ti farò vedere. Il servizio, appunto, come ci richiama qui la presentazione del servizio, è immediatamente disponibile e non è richiesta alcuna registrazione o autenticazione sul sito. Basta inserire o creare un apposito codice come chiave di ingresso. Un'altra comodità di questo servizio è che questo servizio lo puoi utilizzare sia da PC, sia da smartphone e sia da tablet, quindi non sei neanche vincolato, allo strumento. Vediamo ecco gli scenari tipici che sono rappresentati, ma poi lasciamo libera creatività, a tutti gli avvocati. Anzi, se hai qualche idea in più, scrivila sempre nei commenti, mi farebbe molto piacere che la condividiamo pure con l'autore. Tra l'altro ti ricordo che c'è un sito, un blog dedicato e una wiki pagina dedicata al servizio, proprio perché se hai idee, funzionamenti per sviluppi e altro. Appunto, lo scenario tipico è l'avvocato inizia a redigere le proprie deduzioni direttamente dal proprio smartphone e tablet, comunicando poi al collega il codice per poter recapitare. Entrando dal giudice, questi preleva direttamente dal proprio browser la verbalizzazione degli avvocati e la incolla nella console del magistrato, e questa è quella tipica. Ma vediamo, c'è la possibilità anche di una verbalizzazione tra virgolette remota. Il praticante o il domiciliatario in udienza invia o comunica il codice al dominus che sta a studio e che prende atto di quanto verbalizzato dalla controparte e replica direttamente lui alle deduzioni avversarie.
Quindi anche questa ipotesi è possibile. Adesso poi ti farò vedere il funzionamento, però come ti ho detto prima, dal 2014 questa web app è già in uso in diverse corti, in diversi distretti giudiziari a macchia di leopardo. Qui ti farò una breve carrellata proprio per farti rendere conto della diffusione della stessa. Iniziamo appunto dal distretto della Corte d'Appello di Firenze, perché appunto l'avvocato D'Estasio è del foro di Grosseto e già da lì è stato il primo utilizzo, grazie anche alla collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Grosseto e al consigliere delegato al processo civile telematico, l'avvocato Sileni, che poi si è diffuso appunto nel vademecum in tutta la Corte d'Appello. Lo troviamo nel vademecum del distretto della Corte d'Appello di Palermo. L'Ordine degli Avvocati di Agrigento richiama appunto l'app, oltre che a richiamare il protocollo, richiama l'app. La troviamo a Napoli, a Torre Annunziata, viene utilizzata ecco qui anche al giudice di pace di Teano. La verbalizzazione elettronica a Nola, ad Avellino, a Salerno, al Tribunale di Matera, al Avezzano, a Fermo, all'Ordine degli Avvocati di Pescara che richiama il protocollo con il Tribunale, Rovereto. Ecco, poi adesso ci avviciniamo nel Lazio, si trova già nel protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e il Tribunale stesso, quindi dell'indicazione appunto di alcuni magistrati. A Tivoli, appunto. Mi sono giunte anche voci al Tribunale di Roma, alla sezione dodicesima e alla dodicesima, tredicesima e seconda. Ovviamente indicazioni operative le troviamo anche al Tribunale di Latina e finalmente arriviamo anche all'ordinanza del giudice Colangelo, che appunto richiama l'utilizzo della stessa, dando appunto questo protocollo, queste linee guida per lo svolgimento delle udienze in presenza per favorire appunto una verbalizzazione semplice e immediata e soprattutto in sicurezza ai tempi del Covid. Sicurezza sotto due aspetti, una sicurezza appunto esterna che ti evita, tra virgolette, un assembramento inutile e ti evita lunga attesa. Infatti anche il magistrato stesso ha voluto mettere in evidenza anche questo aspetto qui, ossia che il sistema somministrato permetterà ai difensori di presentarsi ad orario ben precisato e non perdere la mattina fuori dalla porta e svolgendo altri adempimenti professionali durante la mattinata. Sicurezza anche sotto l'aspetto dell'ambito della salute, perché si evitano quindi di conseguenza anche inutili assembramenti e quindi pericoli di contagio ai tempi del Covid, e sicurezza anche sotto un profilo interno informatico. Infatti poi ti dico subito che la connessione a questo sito internet è una connessione che utilizza un protocollo TLS, quindi un protocollo sicuro che non è visibile tra virgolette a terzi. In aggiunta poi ti dirò che delle note rimane per massimo H24, cioè rimane per 24 ore massimo, e che le note stesse sono crittografate, quindi non sono accessibili neanche agli amministratori. Quindi c'è un'attenta osservazione appunto della norma sulla sicurezza e sul rispetto anche della privacy. Ho detto appunto anche che questo web app, questo tool online è accessibile da PC, da smartphone e da tablet, quindi può essere contestuale. Quindi tu puoi realizzare questa nota di udienza contestualmente poco prima dell'inizio dell'udienza, o massimo anche
entro le 24 ore prima dell'udienza, così che possa essere poi accessibile dal magistrato per l'importazione. Allora ti faccio vedere un po' come funziona. Come ti ho detto, appunto, si digita l'apposito sito, oppure basta aprire una posta nella pagina web, digitare note di udienza. Come primo link hai proprio lì la reindirizzazione al sito. Qui c'è appunto una piccola presentazione: che cos'è, a cosa serve, come funziona, per ricapitolarti un po' tutto quello che ti ho appena detto. Ripeto, troverai in descrizione tutti quanti i link, sia delle varie protocolli che ti ho fatto vedere prima, così che tu possa leggere le linee guida dei vari tribunali, e sia anche il funzionamento stesso. Come si crea una nuova nota di udienza? Basta andare su qui. Vedi, ti faccio presente che dal 15 giugno del 2014 anche la grande diffusione sono state generate e gestite 488.929 note di udienza. Basta qui creare o visualizzare un codice. Se non si mette, se è la prima nota che generi, puoi creare tu in automatico la nota e il sistema ti genera appunto il codice. Qui ti do un piccolo suggerimento proprio per il codice. Ti consiglio di inserire come codice l'identificativo del tribunale di Velletri, nel caso specifico parliamo di Velletri, che è VL, l'anno di riferimento del giudizio e espresso in migliaia l'anno, il numero di ruolo. Quindi mettiamo caso che il numero di ruolo del fascicolo è 32, quindi metteremo 0032 o 32. Se invece il giudizio espresso in centinaia, quindi metteremo 0925. Ripeto, sto dando dei numeri a caso. Per invece, se è un giudizio espresso in migliaia, quindi mettiamo direttamente il numero 1235. Ok, una volta che abbiamo inserito questo codice, ma ti ripeto, questa è un'indicazione che ti do, sei libero tu di mettersi un qualsiasi codice alfanumerico, sei libero, puoi anche lasciare e crearlo e fartelo generare dal sistema. Questo consiglio che ti do è anche perché è funzionale per comunicarlo semplicemente, in modo più semplice, immediato e diretto al magistrato. Quindi clicco menzionando il codice, clicco sul tasto visualizza crea. Qui, oltre a un ulteriore disclaimer, ti ricorda che comunque in possesso del codice puoi visualizzare le note, maiuscole e minuscole sono indifferenti. Annota il codice perché se lo perdi non vi è modo di recuperarlo, e poi ovviamente un disclaimer per quanto riguarda la responsabilità del trattamento dei dati personali dei propri clienti, ossia di assicurare di utilizzare il codice robusto ed evita di utilizzare nomi comuni, il cognome del cliente, il numero di ruolo. Qui avrai due scelte, un editor base e un editor avanzato. L'editor base ti consente di inserire soltanto il testo semplice, senza alcuna formattazione, senza alcun allineamento. Questo è utile perché per l'importazione nel fascicolo del magistrato è molto più semplice e molto più immediata, e quindi la formattazione non contrasta con quella che ha il magistrato. L'editor avanzato ha questa difficoltà, ma dà, tra virgolette, colore al testo, perché possiamo mettere in evidenza i grassetti, i sottolineati, gli allineamenti, i centrati, i giustificati e altro. Io ti ripeto, ti consiglio di utilizzare l'editor base, che è più semplice. Quindi clicchiamo l'editor base e qui abbiamo il campo dove possiamo, tra virgolette, inserire la nostra nota. Quindi possiamo incominciare a scrivere. Ti faccio notare che sotto sono riportate delle formule ricorrenti disponibili per velocizzare ancora di più il processo di verbalizzazione. Basta cliccare
sulla formula di interesse, e ecco che il sistema ti genera in automatico del testo, che potrai sempre modificare, variare, integrare. Per esempio, sono pensanti procuratori, quindi in base a questi elementi puoi velocizzare. Ok, una volta che abbiamo finito di inserire il nostro testo e di aver verbalizzato la nostra posizione, basta cliccare su salva modifiche. Quindi il sistema ti metterà in evidenza che inizierà un countdown, come ti ho detto, perché la nota rimane sui server in modo crittografato massimo 24 ore. Si può allungare questo termine con un'apposita combinazione fino a massimo 8 giorni, si può prorogare a 8 giorni. Ti faccio notare, ecco, un'altra cosa, che qua c'è una chat riservata a questa nota, e qui puoi scrivere il messaggio da indirizzare al collega, che è visibile, tirando conto anche del fatto che è visibile al magistrato. Quindi sono inserite tutte quante le variazioni e ovviamente e quindi tutte le osservazioni indirette alla controparte. Una volta che è finito il processo, ecco, qui c'è un piccolo menu dove appunto c'è la possibilità di copiare, di mandare via mail le note, di passare all'editor plus, oppure della cronologia delle varie, poi vedrai vedere tutte quante le modifiche effettuate nell'arco del tempo. Una volta che è terminato e salvata la modifica, basta flaggare il campo chiudi le note per impedire ulteriori modifiche. Quindi da questo momento in poi verrà la nota, sarà chiusa, ok? Mettiamo caso che per errore chiudiamo la nota, non succede nulla, perché si può riaprire la nota. Ovviamente per un discorso di identità ti sarà generato una copia della stessa, perché, e ti sarà generato un nuovo codice, e quindi dovrai utilizzare il nuovo codice, ok? Ovviamente, ecco, per esempio, un altro menu, riferimenti normativi, rende linkabili i riferimenti normativi richiamati all'interno della nota. Qua ti dà tutte quante le indicazioni. Va bene, siamo arrivati appunto al termine di questo tutorial. Fammi sapere, condividimi nei commenti un tuo feedback, se ti è piaciuto, se l'hai ritenuto, trovato utile il tutorial stesso. Ti ringrazio ancora, e se non l'hai fatto ti ricordo di iscriverti al canale, attivarti e attivare la campanella. Grazie e al prossimo video.